Sorti alcuni problemi sull'ingaggio di Birkir Bjarnason, ceduto al Torino una settimana fa per una cifra di poco superiore al milione di euro. Bjarnason infatti chiede più soldi alla società granata. Il centrocampista islandese non ha ancora sottoscritto il nuovo contratto. Da quanto si è appreso, l'ex centrocampista biancazzurro avrebbe richiesto un ritocco al suo ingaggio, richiesta che però la società granata non è intenzionata a soddisfare. Dunque, per il presidente Sebastiani, la Pescara Calcio sono ore di attesa per vedere ratificato l'accordo. Il Torino, dal canto suo, è convinto di poter chiudere positivamente l'operazione nelle prossime ore. Intanto il Delfino Pescara è pronto a cedere un altro pezzo pregiato della sua rosa, il talentuoso centrocampista Gaston Brugman. Interessa infatti al Sassuolo e al Bologna ed anche al Palermo. Il presidente Sebastiani attende la migliore offerta. Tra meno di una settimana partirà intanto la nuova avventura del Pescara. Dopo le visite mediche in programma dall'8 al 10 luglio prossimi, la squadra sabato 11 luglio partirà alla volta di Pizzoferrato per la prima parte del ritiro. La seconda dovrebbe essere effettuata a Cingoli nel Maceratese. La prima amichevole della squadra di Massimo Oddo è in programma invece il 2 agosto allo stadio Adriatico Cornacchia. Per la nuova campagna abbonamenti l'appuntamento è invece per lunedì prossimo 6 luglio alle ore 11 presso il ristorante La Terrazza Verde a Pescara Colli. Nel corso dell'incontro il presidente Sebastiani e l'amministratore delegato Iannascoli renderanno note tutte le novità ed i dettagli della prossima campagna abbonamenti. Presenti all'incontro anche l'assessore allo sport Diodati, il sindaco di Pizzoferrato Fagnilli e l'amministratore delegato dell'agenzia ADV Giuseppe Di Vincenzo. Infine, il 22enne Matteo Politano, dopo 2 stagioni con la casacca biancazzurra, è stato ceduto al Sassuolo del tecnico pescarese Eusebio Di Francesco. La Roma, infatti, dopo aver risolto a suo favore la comproprietà, lo ha girato la squadra modenese. Non dimenticherò mai questi 2 anni trascorsi a Pescara, affermato Politano, dove ho vissuto un periodo fantastico. Se il prossimo anno potrò giocare in Serie A, il merito è soprattutto della società biancazzurra che ha creduto in me.